Di tanto in tanto, nella storia del cosmo, qualche pianeta è esploso. Atmosfere spazzate via. Detriti sparati lontano nello spazio. Un intero mondo si illumina 10 volte più del Sole. Pensa di assistere a un evento del genere. Da rizzare i capelli, un cataclisma cosmico di potenza infinita. Manca poco all'esplosione e tu sei lì, avvolto nella più completa oscurità. Sotto di te vedi la Luna, o qualcosa che assomiglia molto alla Luna. La superficie di questo corpo celeste, sferico e dai colori tenui, è costellata di crateri meteoritici. E ci sono giganteschi avvallamenti che si estendono per chilometri. Si tratta di Mercurio, e tra poco esploderà sotto ai tuoi occhi. Il pianeta si disintegra come un rallentatore. Ma poi in un batter d'occhio un muro di detriti planetari vola verso di te. Giganteschi blocchi di roccia, tutto quel che rimane della crosta e del mantello solido del pianeta. Mentre volano verso di te, i detriti cominciano a mutare forma e struttura, sembrano quasi liquefarsi. Il nucleo metallico di Mercurio perde consistenza, un nucleo che da solo occupa l'85% del volume del pianeta. Poi ecco arrivare un altro diluvio di detriti solidi, altri pezzi del nucleo roccioso. L'esplosione è tanto potente da deviare l'orbita del lontano pianeta Terra. Una colossale nube di polvere si allontana, finirà fagocitata dal Sole. Questo è tutto ciò che resta di Mercurio. Ma niente paura, il nostro sistema solare è al sicuro. Quello che stiamo facendo ora è solo un esperimento. Anzi, guarda un po', puoi persino premere un tasto che riavvolge il nastro e riporta il pianeta tutto intero, come niente fosse. Ora puoi fare rotta verso il prossimo pianeta del Sistema Solare. La sua superficie è celata sotto un'atmosfera super densa, quasi totalmente composta di anidride carbonica. Atterrando su Venere, vedresti un cielo coperto di nubi di acido solforico. E la superficie stessa è infernale, rossastra, arida e bollente. Per 2/3 della sua superficie, il pianeta è ricoperto di desolate pianure. E di vulcani, tantissimi vulcani, ce ne sono ben 1600 su Venere. Ma invece di ammirare il panorama, ormai sai cosa sta per succedere. Boom! L'esplosione fa saltare via enormi blocchi di roccia basaltica, quelli che componevano una spessa crosta planetaria profonda 18 km. Verso di te arriva un'altra pioggia di meteore infuocate. Sono pezzi del mantello semiliquido di Venere, roccia fusa. Una pioggia infuocata che sembra non finire mai. E in effetti il mantello di Venere ha uno spessore di quasi 2000 km. Ma il peggio deve ancora venire. L'esplosione distrugge il nucleo metallico di Venere, il cui volume è quasi il doppio rispetto al mantello. Prossima tappa, il paradiso azzurro che chiami casa. Cosa vedrai se lo fai esplodere? Vista dall'alto, la Terra è uno spettacolo mozzafiato. Il 71% della sua superficie è ricoperta dal blu degli oceani. E poi è una festa di verde e di giallo, e di vorticose nubi bianche. Premi il tasto. Il pianeta va in 1000 pezzi all'istante. La crosta terrestre è relativamente sottile, mentre il mantello esterno è molto più spesso. Occupa quasi l'84% dell'intero volume del pianeta. Anche stavolta i detriti rocciosi cominciano a liquefarsi. Si tratta del ferro e del nickel semifusi che componevano il mantello esterno, dove la pressione non è sufficiente per solidificare interamente i metalli. L'esplosione ha distrutto completamente anche il nucleo interno, una sfera solida di ferro e nickel. Gran parte dei residui dell'esplosione cominceranno ad orbitare attorno al Sole. Altri, i più grandi, si schiantano sulla Luna. Altri ancora saranno vaporizzati dal Sole. Non c'è tempo da perdere, c'è da far esplodere ora il pianeta rosso. La superficie di Marte è ricoperta da polvere color ruggine. Lo spessore dello strato di polvere varia a seconda della regione, ma in certi posti è quasi di 2 metri. Il suolo marziano ha anche altri colori, oro, marrone, persino verde. Dipende dai minerali che si trovano nel terreno. Il pianeta è del tutto roccioso, ricoperto di antichi laghi prosciugati, crateri, vulcani e canyon. Boom! Ecco che da bravo pianeta roccioso Marte esplode scagliandoti addosso montagne di pietra basaltica. Ma poi vedi qualcosa di strano. Sembra quasi un enorme frullato di roccia e dentifricio.
Si tratta del mantello del pianeta, composto da ossigeno, silicio e vari altri metalli. Ma dura poco, ecco arrivare altri enormi detriti solidi. È il nucleo, che su Marte è per lo più composto da ferro, nichel e zolfo. Miliardi e miliardi di frammenti, alcuni grandi come un'intera luna, altri minuscoli, vengono scagliati in tutte le direzioni. Alcuni, molto pochi, se ne andranno persino via dal Sistema Solare. Se Marte esplodesse davvero, l'orbita terrestre subirebbe una drastica deviazione, con effetti catastrofici sul clima e la temperatura. Ma ora che ci siamo divertiti con i pianeti rocciosi, ci attende il primo dei due giganti gassosi, Giove. Il gigante è avvolto da densi strati di nubi marroni, gialle, rosse e bianche. Uno spettacolo di colori. Premi il tasto. Stavolta le cose vanno diversamente. Niente pezzi di roccia e crosta planetaria, sostituiti da getti di gas sparati via dal nucleo del pianeta. Giove ha un'atmosfera quasi interamente composta di idrogeno ed elio. Passati i primi getti di gas, ecco arrivare materia allo stato liquido. È l'idrogeno più prossimo al centro del pianeta, lì dove l'immensa pressione atmosferica lo trasforma da gassoso a liquido. Poco dopo ecco che all'idrogeno si unisce anche l'elio liquido e finalmente arriva un po' di roccia, forse. Il nucleo di Giove, grande dalle 14 alle 18 volte la massa della Terra, è forse roccioso. Giove ha un diametro di quasi 140.000 km. Ma basta un secondo perché tutto il pianeta si disintegri. Se davvero Giove esplodesse, la potenza sprigionata farebbe evaporare Marte e la Terra. Il Sole invece resterebbe intatto. Al massimo si farebbe leggermente più caldo e instabile, ma per poco tempo. Il prossimo gigante gassoso da affrontare è Saturno. A prima vista potrebbe dare l'illusione di avere una superficie solida. La sfera giallo-brunastra vista da fuori è circondata da molti strati di nubi. Gli iconici anelli di Saturno sono spettacolari e colorati di grigio, beige e bronzo. Gli anelli sono in realtà enormi ammassi di pulviscolo planetario, per lo più ghiaccio, roccia e polvere. Alcuni pezzi sono minuscoli, altri sono enormi, grandi quanto i più alti grattacieli. Orbitando attorno a Saturno, i frammenti collidono tra di loro, formandone sempre di nuovi. Da vicino, quello che ti sorprende di più è notare che gli anelli non sono affatto sferici. La gravità dei satelliti di Saturno li fa incurvare. Saturno ha ben 53 satelliti a noi noti. Uno di questi, Titano, è un mondo glaciale più grande persino di Mercurio. L'esplosione di Saturno è molto simile a quella di Giove, ma con una differenza. Gli anelli sono composti di materiale solido e quando si disintegrano, ecco che un'infinità di roccia e ghiaccio viene sparata via nel cosmo. Molti dei frammenti più grandi impattano con le lune di Saturno, disintegrandone alcune. Dal pianeta intanto fuoriescono getti di gas, soprattutto idrogeno ed elio, e poi metano, ammoniaca e vapore acqueo. Tutto avviene a velocità spropositata, mentre il centro del pianeta si dissolve. Come su Giove arrivano anche getti di idrogeno liquido, che lasciato libero nel cosmo si solidifica. Alla fine il nucleo, forse solido, del pianeta sparerà via pezzi di roccia. La tua prossima vittima è l'affascinante globo blu-verde che è Urano. Questo colore così particolare è dovuto alla rifrazione della luce solare sulla superficie del pianeta. L'atmosfera di Urano è poi ricca di metano, oltre che dei soliti idrogeno ed elio. Ma basta parlare, è tempo di... Boom! Stavolta ti vedrai scagliare addosso enormi quantità di ghiaccio, tutte provenienti dal mantello esterno, che da solo occupa quasi l'80% del volume del pianeta. Però più che blocchi di ghiaccio sembrano bolle. Su Urano infatti il ghiaccio non è solido come sulla Terra. È piuttosto un fluido, denso e ribollente di acqua, ammoniaca e metano. Un vero oceano di acqua e ammoniaca. Passata questa strana doccia ghiacciata, è il turno del nucleo roccioso del pianeta. Relativamente molto piccolo, grande quanto metà della massa della Terra. L'esplosione polverizza anche alcuni dei satelliti di Urano. Altri vengono espulsi dalla loro orbita. L'esplosione arriva anche a deviare l'orbita del tuo prossimo pianeta, che è anche l'ultimo pianeta del Sistema Solare. Nettuno appare di un uniforme colore blu dovuto alle nubi di gas che lo avvolgono. Forza, è ora di... Boom! Nettuno non ha una superficie solida, perciò una volta premuto il tasto, ad esplodere sarà il suo mantello liquido. Come se facessi scoppiare un immenso palloncino pieno d'acqua.
Bolle di ghiaccio composto da acqua, ammoniaca e metano esplodono nel cosmo. Segue una sorta di flusso magmatico, ciò che resta del mantello interno del pianeta, che è a sua volta liquido, caldissimo e ricco di metano, ammoniaca ed acqua. Restano solo frammenti di ferro e altri minerali, il nucleo solido di Nettuno.